sulla cervicale voglio passare questo. Eccolo qui, trovato. Morbida? Sì, qua a destra. Sì, decisamente a destra. Sinistra meglio. Il nervoscopio. Con quello strumento, l'ho già spiegato in altri video, non guardo dove va la freccia, ma guardo quando la freccia fa un piccolo flick così, perché indica uno sbalzo repentino di temperatura, che è quello che sta cercando di rintracciare. Quindi sappiamo che il blocco che abbiamo trovato di qua lo dobbiamo aggiustare in lateralità. In lateralità perché? Perché lei migliora quando gira a sinistra. Come stiamo a livello intestinale? Male, vero? Questa cosa non me l'avevi detta, ma è uscita fuori. Quindi dove è peggio, qua o qua? Destra, valvole ileocecale. Buonasera a tutti, oggi siamo con Federica, ci vuoi spiegare i motivi della visita? Sì, allora io avverto spesso dolore qua, diciamo, sul sopra delle spalle e sul fondo schiena quando cammino per un po' di tempo. Ok. E poi questo da parecchio tempo, e poi invece è un annetto circa che sento un dolore ai polsi quando li ruoto in un determinato modo oppure alzo dei pesi. Ok, quando ti ci appoggi e schiacci? No. Non ti danno problemi? No, è più in torsione. Ok, perfetto. Allora ti chiederei gentilmente se potessi togliere le scarpe. Sì. E venire seduta sul lettino. Guarda dritta. Quanti anni hai, Federica? 27. Cosa fai nella vita? Lavoro in ufficio, computer. Ok, una vita sedentaria. Sì. Allora io ho sentito, dovresti avere tensione qua, qua un po' meno. Sì. E dovresti avere allo stesso modo tensione qua, qua un po' meno. Sì, un po' meno. Se vengo in mezzo, tensione qua, qua un po' meno. Sì. E se vengo sotto, tensione qua, sì, qua meno. Sì. Ok. Vediamo anche i polsi. Tutti e due i polsi. Quello di destra mi sembra un po' di più. Sì. Dritto il gomito, fai un pugno. Adesso spingi la mano in su come se dovessi accelerare in moto. Ok, gira. Fai lo stesso. Vai. No, va bene. Fai per accelerare. Vai. Va bene. Perfetto. Adesso stringi mignolo e pollice insieme. Con l'altra mano afferra il polso qua. Più su. Più su. Perfetto. Stringi. Stringi. Vedi, quando tocchi là non hai più forza qua. Togli il polso. Stringi. Senti la differenza? Afferralo nuovamente. Adesso stringi. Qui apro. Fletti il polso così. Stringi. Stringi. No, apro di nuovo. Così. Stringi. Meglio, adesso tieni chiuso. Sì, effettivamente c'è un piccolo problema nel polso morbida. Eccolo là. Rilassata. Morbida, morbida. A posto. Stringi. Adesso non apriamo più. Vediamo di qua. Stringi. Stringi. No, qua già apro senza neanche doverti far mettere la mano. Stringi. Questo è il contrario. Vediamo così. Stringi. No, così apro. Lascia. Eccolo. A posto, gira, stringi, molto meglio. Ok, pancia in aria, adesso controlliamo cervicale, anzi rimani seduta sulla cervicale, voglio passare questo. Perdonami, rilassata. Eccolo qui, trovato. Morbida? Sì, qua a destra. Sì, decisamente a destra. Sinistra meglio. Ok. Posso abbassare poco poco qui il pantalone? Sì. Ok, alziamo qui.
Allora, adesso passiamo anche qua sotto. Fastidio qua? Sì. Qua meno. Tutto a destra. Ti piace la destra, abbiamo capito. Anzi, non ti piace la destra. Allora, sdraiata a pancia in aria. Il nervoscopio. Con quello strumento l'ho già spiegato in altri video. Non guardo dove va la freccia, ma guardo quando la freccia fa un piccolo flick così, perché indica uno sbalzo repentino di temperatura, che è quello che sta cercando di rintracciare. E poi vado a confermare il finding con l'esame palpatorio. Qui abbiamo la gamba destra leggermente più corta della sinistra, non so se te l'ha mai detto qualcuno. Ok. Alla luce di quel che vedo dovresti avere anche fastidio qua, ma Sì, anche qua meno. qua. Ma sono uguali o questo è peggio Questo è rispetto a... peggio. Ok. A me interessa la differenza, non tanto l'intensità. Fastidio qua o è peggio qua? No, leggermente qua, ma. Ok. Quindi inverte, peggio di qua internamente, peggio di qua esternamente. Braccia giù. Fastidio? Qui meno. E poi dovresti averne qua, qua meno. Ok, mani su da me. Vediamo già la differenza, no? Qui è più corto, qui è più lungo. Gira la testa a sinistra. Non cambia, gira a destra. Quando gira a destra migliora, ok. Quindi sappiamo che il blocco che abbiamo trovato di qua lo dobbiamo aggiustare in lateralità. In lateralità perché? Perché lei migliora quando gira a sinistra, quindi la rotazione è quando gira a destra, quindi la rotazione è verso destra e ciò stimola l'emisfero sinistro, ok? Morbida. Per stimolare l'emisfero sinistro dobbiamo anche lavorare sul lato destro, ma anziché in rotazione, in inclinazione. Morbida. Eccola là. E se tu adesso mi dai le mani nella posizione neutra, vediamo che sono pari. Ok? Giù. Rilassa. Ecco, quello è il motivo per cui avevi dolore lì alla cervicale. Spingi su, aspetta, vai, qua, ok, vai, vai, ok, adesso, vai. Vai. Sto testando col sistema delle priorità, calcia su. Qual è, diciamo, l'apparato che devo andare ad approfondire per farti stare meglio, per aiutarti, ok? Spingi su. Su. Bravissima. Sei coordinata. Perdonami. Spingi. Vai. Ok. Vai. Beccato. Spingi qua. Vai. Beccato. Come stiamo a livello intestinale? Male, vero? Sta cosa non me l'avevi detta, ma è uscita fuori. Quindi... Dove è peggio? Qua o qua? Destra, valvola iliocecale. Dritta. Spingi la gamba tesa contro di me. Vai. Ok. Se io tocco qua. Vai. Vai. Non ce la fai. Se io lascio, vai. Bella differenza, eh? Quindi se io tocco qua, vai. Non ce la fai. Se spingo in su, spingi. Meglio. Invece se vado in giù, spingi. No, è quando spingo in su, una valvola aperta. Ok.
Quindi poi qui ci sarebbero degli accorgimenti alimentari da intraprendere. Ok. Credo che avrai 4 punti di dolore. Uno dovrebbe essere qua. Sì. Neanche poco. Lo so, questo fa molto male, infatti io non so come stai tenendo il controllo. Lo sopporto abbastanza il dolore. Poi, uno, eccolo, sei bravissima, questo fa male anche, poi alla fine mi dici qual è il peggiore. Poi uno qua, aspetta, eccolo. E l'ultimo. Fastidio, eh? Adesso ripremo dritto per dritto, dritta la gamba, spingi fuori. Abbiamo riattivato il muscolo, ok? Sei un po' infiammata a livello intestinale, ok? Dovresti fare un po' di detox, quindi vedere sul piano alimentare, soprattutto magari anche a livello di integratori. Sarebbe ideale magari consultare uno specialista per valutare cosa prendere e cosa. Io saprei cosa consigliarti, però è sempre meglio avere un parere, diciamo, specialistico. Adesso, già che ci siamo, spingi in su, 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 su. Qua perdi la forza, vedi, se mi sposto di poco, su, sei forte, vai. No, solo qua, vai. Qua perdi. Vediamo altri punti, scusami. Spingi su. Su. No, va bene. Su. 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 Anche qui. Ok. Due punti. Vediamo lo stomaco. Spingi su. No, stomaco va bene. Abbiamo il digiuno e la parte sigma del colon. Ok. Vieni seduta verso di qua. Adesso ti faccio mettere un dito indice qui. Bravissima. E io vado a stimolare i riflessi che dovrebbero essere qua di 8. Fa male? No, Qua? Ok, neanche. un bel respiro. Tieni. Fuori. Ancora. Tieni. Fuori. Ok, adesso togli il dito da lì e metti la mano così in diagonale, la sinistra, un po' più giù, ok, e qui è la quinta lombare. Un bel respiro, tieni, fuori, ok, pancia in aria. Adesso vediamo se si riattiva il muscolo mentre io tocco quegli stessi punti. Dritta, spingi su, meglio, lo senti anche tu, no? Poi qua, vai. Ottimo. Molto meglio, sono d'accordo con te. Questo ti aiuta, poi però ti devi aiutare anche da sola, eh. Di Di settembre. settembre, lo so. Morbida. Lascia, lascia. Lascia morbida. Eccolo lì. Poi solitamente i buoni propositi di settembre diventano i buoni propositi di gennaio. Lascia. Ok, va bene. Doppio. I polsi li abbiamo già fatti. Rilassata. No, qui va bene. Ok, lascia. Questa mano sul lato del collo. Rilassa, rilassa, rilassa. Doppio, hai sentito? Sì. Sei parecchio bloccata. Questa è anche un po' la natura del tuo lavoro sedentario. Fai sport? Sì, faccio arrampicata, ma ora qualche mezz'ora. Che sei in pausa? Mano qua.
rilassa, vieni giù. Già è andato. Adesso è andato tutto. Ok, ti chiedo scusa. Anzi, già che ci siamo, tieni così. Punti che ho stimolato prima. Spingi su. Vedi come sei più forte adesso, giù. Alza quello. Spingi su. Molto meglio, non trovi? Ok, adesso pancia sotto. Perdonami, mi permetto di mettere... Rilassata, perdonami. Calcia su piegando il ginocchio, vai. Qua, vai. Ok. Hai sentito? Già anche scrocchiato. Calcia su. No, ci credete. Adesso non... Andiamo così. Calcia su. Trovato. Ok. Vienimi sdraiata sul fianco sinistro, per favore. È l'osso sacro che ti sta creando un'inibizione. Rilassata. Ok. Piano piano sull'altro lato. Sì. Ma non sono gli stessi scrocchi, perché no. Io naturalmente, come vedi, ho un contatto segmentale. Vado a contattare proprio il punto di interesse e vado ad applicare una forza vettoriale molto precisa rispetto a come, alla direzione nel quale si è bloccata quel segmento, capito? Qua. Rilassato. Aspetta. Eccola. Devo portarti un po' più in tensione. Aspetta. Andiamo qua. Pancia in aria. Qui sotto c'è anche un muscolo che ti fa flettere l'anca e stabilizza la schiena, che è il motivo per cui è naturalmente andato in disfunzione ed è il motivo per cui tu ti senti sempre tirare dietro dopo un po' che cammini. Ok. Il lato destro è peggio del sinistro. Si chiama iliopsoas. Sì, infatti a destra poi mi fa sempre più male dietro. Sì, vedi. Anche quando corri. Come quelle rare volte, non vuoi... no. Anche se così fosse non me lo dovresti dire a me. Lascia. Ok. Piano piano vieni seduta, girata di qua. Innanzitutto è cambiata qui la situazione? Sì, mi sento più leggera, diciamo. Qua? Anche sì. Qua su? Sì, è qua molto meglio. Qua? Lì sento ancora un po' meglio. Ok. Dove ho messo l'altimetro? Eccolo lì. Flettiti un po' in avanti. Col busto proprio. Giù. Ecco. Okay, ecco. Ok, torna indietro. Meglio? Così così? Ok, andrà quello. Vediamo se riusciamo a risolverlo in questo modo. Apri grande la bocca. Questo è un po' fastidioso, mi scuso in anticipo. Ah, tu pure hai un dente del giudizio messo male qua dietro, lo senti? Te avranno già detto probabilmente.
Apri, apri, apri. Ecco fatto. Ti chiedo scusa, so che lì fa male. Meglio? Ok, era quello. Questa mano qua dietro. Rilassa. L'altra. Ok. Ti chiedo scusa. Vieni in piedi, mani sui fianchi, virata di qua, spingi il tuo gomito, aspetta, le mani così, spingi il tuo gomito indietro contro il mio rapidamente, più veloce, no, a posto, dammi l'altro, vai, ecco questo è andato, ok, cammina un po' e mi dici come ti senti per favore. Beh, è molto più leggera. Sciolta Sì. anche i dolori che avevi? No, soprattutto adesso in questa parte qua mi sento molto più. Libera. Ottimo. Sì. E la cervicale? Anche. Ottimo, ci siamo allora. Anche per te un ciclo di sedute sarebbe ideale per impostare il lavoro e permettere al corpo di recuperare la salute che ha perso e poi di mantenerla, ok? E poi, una volta raggiunto quell'obiettivo, nel tempo si fanno delle visite di mantenimento, ma niente di grave, insomma. Cioè, anche il caso non è un caso difficile o complicato, semplicemente un caso che merita un po' di lavoro, un po' di attenzione, però niente di irrisolvibile, ecco. E poi ho bisogno anche di un po' di aiuto da parte tua, specialmente a tavola e al lavoro con le posture che assumi. Va Va bene? bene. Non so se hai domande per me? No, Tutto chiaro? chiaro. È stato un piacere. Grazie. Ti puoi preparare.